Buona serata a tutti ragazzi. Allora, molti stanno facendo video su Donnarumma, non voglio esprimermi su nulla oggi, perché oggi c'è una cosa più importante della quale parlare. E purtroppo molti non capiscono che quando io ho attaccato una cosa di Piazza San Carlo non era una cosa sportiva, non mi ero incazzato per lo sfottò, se no mi incazzavo nei giorni precedenti. Ma per la piazza, ma per quella serata in quella piazza. Arriviamo al punto. Oggi i medici hanno praticamente ufficializzato che Erika, ragazza di 38 anni, ragazzo donna di 38 anni, nei prossimi giorni c'è una grossa possibilità che morirà, in poche parole, purtroppo. Non è ancora morta, tanto per dirvi. Io nei miracoli ci credo, è altrettanto vero però che qualora dovesse sopravvivere, qualora quindi dovesse accadere il miracolo, come vivrebbe Erika? Perché è andata in coma per uno schiacciamento di tutto il corpo, in poche parole, l'ossigeno non gli è arrivato al cervello, se non sbaglio, per 40 minuti, quindi danni cerebrali sicuramente ne ha. E quindi non so come potrebbe vivere, ovviamente non sta a me decidere queste cose qui, però secondo me soffrirebbe molto qualora dovesse sopravvivere. Certo che però mi metto anche nei panni dei familiari, che magari può succedere il miracolo, miracoli ce ne sono stati, può succedere che magari si riprende e magari un po' con il tempo, con gli anni, possa anche, non dico tornare a quella di prima, però quantomeno a vivere. Però purtroppo le possibilità che questo avvenga sono basse, sono davvero basse. I medici hanno parlato di una, sì, hanno emesso la prognosi, insomma, c'è una grossa percentuale che appunto Erika muoia nei prossimi giorni. Io adesso non voglio tirare fuori discorsi di chi è responsabile, la responsabilità di chi è e quant'altro. Molti hanno detto che è della Juventus anche perché hanno aperto lo Juventus Stadium. Bisogna anche riflettere però, perché in Spagna si è abituati a vivere le finali negli stadi. In Italia c'è questa tradizione di vedere le partite importanti in piazza, ma ragazzi, è inutile che ci giriamo intorno. Nel 2006 i mondiali tutti li abbiamo visti in piazza. Ok, le semifinali e il finale. Tutti l'abbiamo vista in piazza la finale, o no? A Torino si vede in piazza la finale. Fosse andato l'Inter Milan, si vedeva in piazza Duomo la finale. A Napoli e Roma non ne parliamo, comunque tutte le piazze di Roma e Napoli sarebbero state piene. Quindi non è un discorso, un problema della Juventus. È un problema probabilmente della cultura italiana, che in questo periodo non è un qualcosa di sbagliato purtroppo, ma in questo periodo, ripeto, purtroppo bisognerebbe trovare altre soluzioni perché non si può vivere, ripeto, il terrorismo ha vinto in un qualche modo. L'unica cosa che mi sento di dire è di levare la responsabilità, intanto esprimo la mia piena vicinanza alla famiglia di Erika e al fidanzato, perché il fidanzato, secondo me, si ritiene molto responsabile perché ha portato Erika con sé. Ma io dico semplicemente che non è la tua, non è tua la responsabilità di quello che è successo a Erika, di quello che è successo a altre 1500 persone. La responsabilità è di altri, non tua. Tu hai portato la tua ragazza in una piazza di Torino, San Carlo, a vedere una partita vinta o persa, ma pur sempre una partita di calcio, una finale di Champions League. Tu quando vai o allo stadio in una piazza a vedere una finale di Champions League, un concerto o quant'altro, l'ultima cosa che ti viene in mente è di non tornare più a casa o di tornare ferito. Quindi non è la tua responsabilità, assolutamente. So che non sono parole al vento le mie, perché comunque quando tu ti convinci di una cosa è difficile levartela, ma so e posso capire cosa stia provando anche il ragazzo di Erika. Io posso solo dirti che
per quanto mi riguarda ti sono e vi sono tantissimo vicino, perché questa è una coppa maledetta, lo sappiamo. Questa è una coppa che ha visto parecchio sangue nostro versato. Ma c'è una cosa che voglio sottolineare, molti, purtroppo molte teste di cazzo che dicono che io strumentalizzo su questi morti. Io tutti i video che ho fatto, tanto per dirvi, tutti i video che ho fatto su Piazza San Carlo non li ho monetizzati. Va bene. A parte questo. Quello che ci tengo a specificare, insomma, che a parte appunto la mia vicinanza comunque alla famiglia, e che molti appunto dicono che io strumentalizzo su questa cosa qui, è che Erika non era tifosa, non è tifosa. Non è Juventina, non tifa. Erika ha portato il suo ragazzo a vedere la sua squadra del cuore in Piazza San Carlo. Quindi, per come ragionate voi, io dovrei fregarmene. Ma siccome Erika è un essere umano, Erika era lì per il suo ragazzo, per amore quindi, in un certo senso. E queste cose le ho fatte dopo l'incidente dello Chapecoense in Brasile. Le ho fatte per altre tragedie. Padre e figlio, che dopo Roma-Bayern Monaco, se non sbaglio, morirono in uno schianto. Romanisti. Io alla fede calcistica non guardo, ragazzi. Io davvero non guardo la fede calcistica. Io guardo perché poi si parla di un morto, di due, di... Però dietro quei numeri ci sono storie. Ci sono storie. C'è una storia dietro ogni persona che non c'è più. Erika è una donna di 38 anni, giovanissima, e che nel caso in cui non ce la facesse, è una giovane vita che purtroppo si spezza. Non fidanzata di uno juventino o juventina, una giovane vita. E chi strumentalizza davvero su queste cose, e chi fa vedere delle immagini davvero su quello che è successo in Piazza San Carlo, o comunque ironizzare sulla sconfitta in una piazza della morte, in una piazza maledetta, in una piazza dove veramente si sono versate lacrime e non erano per una partita di calcio. Io chiudo qua. Io sinceramente non mi piace fare questi video, però non mi piaceva nemmeno farne un altro su Donnarumma, su qualcun altro di calcio dopo quello che è venuto fuori oggi. Io vi auguro buona serata. È inutile dire che spero nel miracolo, anche se so che è molto difficile, ma per questo si chiamano miracoli alla fine. Niente. Io al ragazzo di Erika e alla famiglia di Erika posso solo dire che sono vicino. Come sono vicino, piccola parentesi, anche alla coppia veneta, che era nel grattacielo di Londra, che è andato in fiamme. E anche lì ci sono poche percentuali di trovarli vivi, purtroppo. Buona serata a tutti.